I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Un saluto da Pierluigi Pardo e Leria Dani, con cui commenterò il match di oggi. Garantissima per tifosi, addetti ai lavori. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo, tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Ottima lettura su un'azione pericolosa. Pericolo scongiurato per la difesa. Cristian. Palla non fischiato, vantaggio. Palla buttata via. D'Angelo. Può avanzare a spazio. Intercetta il pallone in una zona complicata. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. Intercetta la traiettoria, possibilità. I tifosi vogliono che calci da lì. Portiere coraggioso qui a recuperare il pallone dai piedi dell'avversario. Uscita provvidenziale, se fosse rimasto in porta probabilmente avrebbe preso gol. Perdono il possesso in punta. Avanzano a caccia nel momento giusto. Riconquistano palla. Azione che viene fermata dall'offside. Visto bene, credo, l'assistente. Sì, Pier, era al di là dell'ultimo difensore. Inutile il tentativo disperato di rimettersi in gioco per ricevere palla. Piccolo. Non è solo qui. Crossa in mezzo. Possono respirare. Possono portarsi in vantaggio. È stata decisa ed efficace, ha aspettato una chiara occasione. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Perde il pallone, attenzione. La spazza via. Prova a farla passare. Ferma tutta, riconquista palla sulla tre quarti. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Che ferma tutto. Prova con questo pallone. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Si continua a giocare. Attenta qui la difesa, palla allontanata. È fuori gioco qui, ha anticipato un po' troppo e dunque offside. Passaggio intercettato.
c'è spazio per andare. Pallone scodellato. Buona coordinazione, ma non ha trovato la via qui. Recupera palla ed evita guai. Cross in area. Conclusione che non è guardato lo specchio, risultato che non si sblocca. E può prendersela solo con se stesso, Pier. Aveva tutta la porta spalancata. Di certo non è la loro miglior prestazione, Pier, finora. Poco gioco, poche occasioni create, giusto un risultato possono salvare. Il pronostico della vigilia li dava come favoriti. Devono cambiare marcia se vogliono creare pericoli al portiere. Il gioco prosegue. Tutto solo. Ha sfoderato la parata super qui per saltare la porta. Queste occasioni di solito si fa molto di gol, stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Occhio al cross in mezzo. Uscita coraggiosa qui del portiere. Occhio al pallone alto, possibilità. Calcio di punizione, occhio perché è una posizione interessante. L'arbitro chiude qui il primo tempo. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio, vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. Recuperano un buon pallone, zona interessante. Si mette sulla traiettoria, ma attenzione. Possono respirare. Palla che rotola via. L'arbitro lascia il vantaggio. Rossa verso il centro. Pericolo scampato. Occhio al cross sul primo palo. Traversone che finisce comodo tra le braccia del portiere. Mani. Cristian. Ottimo il recupero, riconquista palla. Prova a calciare. Si mette il corpo e spinge alla grande, ma non è finita. Troppo vigoroso, calcio di punizione. L'arbitro tira fuori il giallo, l'intervento precedente non aveva interrotto giustamente il gioco. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Poco freddo qui nell'uno contro uno, conclusione sul fondo. Si dispera per questo errore, certe occasioni vanno colte al volo. Importante della bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. Potrebbero portarsi un vantaggio se sfrutteranno questo tiro della bandierina.
avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Può dare il vantaggio alla sua squadra, fondamentale questa entrata. Intervento falloso, dunque arriva il tizio dell'arco. Mani. Bungo scaricava il pallone. Ci pensa lui a spazzare via. Risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. La spazza via. Lascia partire il traversone. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. La conclusione al volo. L'arbitro fischia l'offside ed era una situazione interessante. Tutto fermo. Palla, è sfumato il contropiede. Tiro deviato, appena in tempo qui. Tiro che spira non di molto sopra la traversa. La potenza c'è tutta. Prova a superare la difesa con questo pallone. Prova di vantaggio al tramonto del match, doccia davvero gelata per gli avversari. Madonna, attenzione, attenzione per trovare il gol del pareggio. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Finisce tutto e svetta il pericolo. Risolve problemi con un grande intervento. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Ottimo intervento. Gli avversari, contrasto deciso, palla fuori, sarà rimessa. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Ci provano ancora, non è finita. Ottima lettura in un'azione delicata. Per calciare. Grande tempestività di questo intervento. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Attenzione perché il pallone è pericoloso. Possono partire in contropiede, attenzione. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Attenzione, pericolo! Intervento del portiere che non è definitivo. E c'è la rete con una super sforbiciata, un gol bellissimo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Attenzione, occasione! Qui si è superato, ha
finisce qui con la testa della formazione ospite per questo successo. Una vittoria di carattere arrivata al termine di un match combattuto. Un successo che dà grande morale per affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi impegni, ci voleva proprio.